Il giorno di Ferragosto è stato utile anche per essere presenti laddove le situazioni di disagio si fanno sentire con maggiore frequenza, ed in particolare però dove si concretizzano le risposte che il Comune mette a disposizione. Il primo degli esempi, oggetto della visita di oggi del Sindaco e dell'assessore al welfare, è quello della struttura comunale San Francesco d'Assisi, una colonia estiva per bambini a Mare Chiaro per l'accoglienza e le attività rivolte a minori, adolescenti ed educatori e per l'integrazione di ragazzi disabili. E per stare insieme a chi le vacanze le ha trascorse qui a Napoli, in città, e con l'aiuto anche dell'amministrazione, con molte iniziative e con i campi scuola che si ripetono qui a Mare Chiaro, che sono divenute un'esperienza esemplare, molto importante, con laboratori educativi e soprattutto con il coinvolgimento dei ragazzi più adulti che si fanno per questa occasione educatori dei ragazzi più giovani. Un'altra realtà che si sta rivelando purtroppo sempre più necessaria è l'ex dormitorio pubblico, ora centro di prima accoglienza, in via De Blasis, nel centro storico, che offre riparo notturno, alimentazione e generi di prima necessità alle persone senza fissa dimora, oltre ad accompagnamento a percorsi di possibile reinserimento. Abbiamo moltiplicato la nostra capacità di accoglienza, perché in città purtroppo, ahimè, si sono moltiplicati i bisogni delle persone in difficoltà, è cresciuta la povertà e le persone già povere sono finite col diventare ancora più povere. Noi abbiamo portato l'accoglienza residenziale dai 200-250 posti, quando siamo arrivati tanti posti abbiamo trovato e abbiamo raddoppiato, circa 450-500 posti. Nel corso del 2013 dovremmo portare i posti letto ad almeno 1000. Chi rimane a Napoli non è solo, c'è una fetta importante di città, c'è il sindaco, c'è la solidarietà, c'è il comune. Ovviamente viviamo anche un momento difficile di risorse che sono poche, però devo dire che nel sociale noi abbiamo fatto tanto, non abbiamo mai tagliato risorse, anzi abbiamo investito a differenza di altri, quindi siamo soddisfatti. Ovviamente l'ambizione è sempre quella di far meglio.